Mike, guarda che è difficile valutare il proprio lavoro, eh. Cioè, per esempio, noi com'è che dovremmo valutare quello che facciamo qua? Cosa dovremmo fare? Quali criteri dovremmo... Le Beh, per visualizzazioni? noi è facile, per noi, ciao, ciao Riccardo, Ciao, ciao Mike. ben ritrovato. Beh, per noi è facile, noi siamo due privati, a parte che lo facciamo per divertimento, lo valutiamo da come reagisce la gente, dalle reazioni della gente, alcune delle quali, anche se negative, in realtà segnalano che per quanto mi riguarda, che il lavoro è positivo. Che l'interesse c'è, che si scatenano dei dibattiti, sono molto Eh d'accordo, perché beh, in realtà... quando lo scemotto si incazza, vuol dire che hai colpito. Che hai toccato qualche Hai... nervo interessante, sì, perché altrimenti l'indifferenza è forse la risposta più negativa che tu possa avere Esatto. quando si fa qualcosa di questo Sai, tipo, quando sì. si coalizzano nell'ombra facendoti sorrisi davanti per pugnalarti alle spalle, vuol dire Vuol che hai dire cominciato che hai, a vuol dire, fare esatto, sono d'accordo. No, e questo è un discorso interessante perché, sai, io fin da quando ho capacità di autocoscienza, quindi da quando ho memoria di esistere, mi ricordo che qui in Italia si pone sempre il problema della meritocrazia. E tutti quanti i partiti che io ricordo, tutti quanti i politici si sono messi in bocca questa parola, meritocrazia, in ogni ambito possibile, e poi in realtà però appena si pone in essere quel discorso, cioè di come si misura il merito, perché cavolo, è facile dire meritocrazia, è bello slogan che fa saltare gli animi, che piace, però poi appena si è cercato di dire, quelle poche volte in cui si è cercato di dire in Italia, ok, cerchiamo di mettere dei criteri, soprattutto per quel settore che di meritocrazia non conosce nulla, cioè il settore pubblico, o si glissa sul problema oppure la gente impazzisce, cioè voglio dire, mettere dei criteri di valutazione meritocratica agli insegnanti sembra una roba venuta fuori dall'ultimo dei racconti di fantascienza di Ray Bradbury, quando invece sarebbe quella la strada da seguire, non sei d'accordo? Certo che lo sono, infatti guarda, è una questione, come dire, una vexata quaestio che tutti rimuovono, e in Italia, non solo in Italia, in tutto il mondo, perché lo so, ecco, che arriva Boldrini, il neoliberista, ma non c'entra un piffero il neoliberismo, proprio non c'entra niente, c'entra il common sense, l'iniziativa privata. Ha una maniera banalissima di essere valutata, e cioè deve sostenersi da sola. Questo che molte persone che non vogliono affrontare questa questione, no? Continuano a rifiutarsi di almeno provare a trovare maniere per valutare quello che viene fatto nel settore pubblico, in tutti i settori pubblici. Mentre non riesco a capire che esiste un'enorme differenza. Nel settore privato non è vero che il tuo capo che ti controlla o che la tua onestà, no, è semplicemente quello che abbiamo detto prima, no? Se sei soddisfatto col tuo lavoro, continui a farlo perché alla fine paghi tu. Ah sì, ci investi, rischi e paghi tu. Se tu sei un dipendente, anche quello non fa nessuna differenza perché paga lui quello di cui sei dipendente, nel senso che è lui che ci guadagna se tu lavori bene, è lui che ci perde se lavori male. L'affermazione che molti fanno spesso, che gira in un certo mondo, oh sì, no, perché ti licenziano anche se fai le cose bene. Attento, cioè, o i datori di lavoro cosiddetti, paroni, chiamiamoli come vogliamo, no? Sono tutti deficienti. O uno che lavora bene se lo tengono. A me non è mai capitato che mi mandassero via quando lavoravo bene, non ho mai visto nessuno lavorare bene e essere mandato via. Il problema drammatico, nel caso della scuola, per esempio, io me lo pongo sempre, ma nel caso della scuola pubblica, come cavolo decidi di dare incentivi, di valutare un professore? Anche perché nel caso della scuola c'è quel buco nero devastante, che è il fatto che quando tu dai degli incentivi parificati per tutti. Cioè, non importa quanto uno lavora bene, però quando si sente una riforma della scuola, per esempio, la riforma è, ok, tipo, sta succedendo proprio in questi giorni, diamo 100 euro lordi a tutti. Però questo ovviamente non ha, cioè, il denaro, almeno è il modo con cui io ho sempre vissuto il denaro, è uno dei criteri di autovalutazione del tuo lavoro. Cioè, se riesci ad acquisire del denaro, significa che stai facendo bene il tuo lavoro. Se non riesci ad acquisire del denaro, significa che devi cambiare qualcosa. E quindi tu, con questo tipo di mentalità, quindi slegando la retribuzione, da quello che è una capacità
in questo caso pedagogica, didattica, seria e funzionale, tu togli, di fatto stai facendo un danno enorme all'insegnante stesso perché tu gli stai togliendo uno dei criteri di autovalutazione del suo lavoro e quindi gli stai togliendo anche una delle motivazioni di continua autoformazione. Voglio dire, io credo che soprattutto c'è una frase bellissima che è stata proiettata a uno dei panel, quello sull'intelligenza artificiale, che è la frase di, non mi ricordo adesso il nome, però diceva: l'analfabeta di quest'epoca non è colui che non sa leggere e scrivere, ma colui che non sa imparare, disimparare e reimparare. E questa citazione qua è perfetta proprio per quello che stiamo dicendo, cioè un insegnante oggigiorno, soprattutto con l'avanzare di quella che è le tecniche comunicative e la cultura di massa che avanza, dovrebbe sempre reimparare cose nuove e disimparare le cose che non funzionano più. E tu, con questa mancanza di incentivi legati al merito, tu togli una delle spinte motivazionali più forti a reimparare, a farsi la cosiddetta formazione continua. E io l'ho sempre trovato fuori di testa. In effetti, io qui ti faccio una domanda perché tu sicuramente hai più contezza di questo fatto. Quante volte negli ultimi 20 anni, io me ne ricordo almeno un paio, qualcuno ha cercato di dire: ok, sapete cosa? Adesso cominciamo a inserire nella retribuzione degli insegnanti un incentivo sul merito. E tutti in piazza, tutti a scioperare, tutti impazziti. Io me ne ricordo almeno un paio di, non so se ce ne sono state di più, di tentativi, almeno Sì, di guarda, ma io aprire il proprio dibattito. ho in mente proprio il problema base, no? Il cittadino comune che accetta di avere un sistema scolastico, un sistema sanitario, impiegati del comune, i conducenti dell'autobus, quelli della nettezza I urbana, medici. gli impiegati dei ministeri, che sono come me, te. Noi nel nostro posto di lavoro, ovunque si lavori, io ho fatto tutti i lavori possibili in vita mia, dal ragazzino a 6 anni che zappava la terra di mia nonna per darle una mano al portuale, allo scaricatore di grandi macchine nelle fabbriche, ho lavorato in impianti chimici, cioè, ne ho fatti tutti i colori, e anche nella scuola ovviamente, anche come supplente. Cioè, lo vedi nel mondo del lavoro, c'è chi ci mette di più, chi ci mette di meno, chi è più bravo, chi è meno bravo. Dipende da milioni di caratteristiche psicologiche, fisiche, intellettuali, morali, chiamalo, e anche dagli incentivi, perché ho visto gente svegliarsi all'improvviso, muovere il culo e fare anche grandi cose quando il capo, il responsabile, tu mi dice: ascolta, date una mossa o domani ti fa la magua venire. Capisci? E allora io: cazzo, no, ho bisogno di soldi, muovo il culo. Come fa la gente normale ad accettare supinamente, giorno dopo giorno, protestando, questa cosa che non c'è maniera di dare una promozione, un compenso? Cioè, Brunetta si era inventato questa cretinata delle faccine, ma era una presa in giro, ti ricordi? È vero, sì che me la ricordo. Madonna Ricordo, santa, cosa hai voglio dire, no, riportato era una nella presa in memoria. giro, perché è vero, per carità, nel mio lavoro, io adesso, per esempio, in particolare, sono da alcuni anni un po'. Non sono al massimo della mia carriera, negli Stati Uniti non esisto mai, nel mondo fuori d'Italia non esisto massimo, però obiettivamente sono uno trattato super bene, più di quello non becco, l'unica cosa che mi può spingere ancora a lavorare è la soddisfazione, no? Quindi certi complimenti Certo. della gente contano, che la gente piaccia o non piaccia quello che scrivi, conta quello che dici, per carità. Però anche è anche vero che io faccio un lavoro un po' particolare come fai tu, no? Anche per te suppongo che in parte sono i soldi che puoi guadagnare vendendo libri, facendo presentazioni, e in parte è sentire che il pubblico ti va bene. Uno che fa un lavoro meno esposto al pubblico, più di routine, uno che conduce l'autobus, sì, potrà essere contento che c'hai i passeggeri regolari che gli dicono: buongiorno, signor Antonio, che bravo che sei io, però alla fine devi dargli dei soldi. Certo. Perché la gente normale non capisce questa banalità e non spinge per dire: io voglio cominciare a creare criteri di questo tipo anche nel settore pubblico? Capisci? A me sta roba fa impazzire. Ma guarda, Cosa io ti c'è di dico. santo nel maestro, nel conduttore dell'auto, nell'infermiere che io non posso premiarli? E alcuni e punirli altri, perché ce ne sono tra i conduttori dell'autobus, tutti hanno sperimentato il conduttore dell'autobus assolutamente stronzo, no? Quello che ti Certo, chiude la certo. porta in faccia apposta, quello che salta le Certo. fermate, quello che corre di fretta perché deve arrivare al bar che c'è il capolinea,
o che fa ritardi perché è stato troppo al bar dell'altro capolinea. No. Sì, guarda, io vabbè, ovviamente qua cercare di dare una risposta a questa domanda significa entrare nella vera caverna di Platone di questo paese, però secondo me sono due le strade per interpretare questa, che è proprio una ritrosia nei confronti di quello che è il criterio di merito e eccetera, eccetera. Uno è una fondamentale ignoranza su che cos'è il denaro, cioè io trovo che qui in Italia si fraintenda il ruolo comunicativo del denaro, cioè cosa il denaro deve dirti. Secondo me qui noi abbiamo questa cosa, e voglio dire, basta vedere insomma quali sono i messaggi e i partiti che negli ultimi anni hanno avuto maggiore rilievo e successo, c'è questa sensazione che il denaro non sia letteralmente il modo con cui si traduce la tua interazione col mondo, cioè il denaro arriva quando tu riesci a produrre e a restituire ciò che di fatto hai acquisito. Io guadagno denaro restituendo una parte della formazione che ho acquisito nel corso della mia vita, producendo qualcosa in più, e da questa produzione in più io ricevo del denaro. Quindi il denaro è un messaggio che rappresenta quel tipo di dislivello fra ciò che ho ricevuto e ciò che restituisco. Possiamo metterla così proprio per semplificare, ok? E quindi in questo senso il denaro diventa un metro e un criterio di valutazione e di autovalutazione. Mentre c'è questa cultura che è di ignoranza di questo ruolo del denaro, che invece il denaro lo considera come dire, una sorta di parterre minimo per costruirsi un po' di stabilità. Cioè il denaro è quella roba che ti serve per stare tranquillo, ok? C'è questa sensazione. E secondo me questo è il risultato di una totale mancanza di educazione economica nelle scuole fin dalla più tenera età. E ovviamente tu arrivi a 20 anni e non hai idea di che cosa sia il denaro, cosa serva, da dove arriva, come viene prodotto e via dicendo. Quindi la Ah prima sì, cosa è però dai, questa. alcuni di questi ragazzi, cioè quelli bene, la gente, i ragazzi, cioè, si rendono conto di come suo padre e sua madre si guadagna a vivere. Non è No, no, per così. carità, ai tempi miei Ho forse andava capisci. diversamente, con mio figlio, vabbè, insomma, ma comunque sì, d'accordo, però Questa porca è un fatto. mastea, come diceva il parroco quando ero piccolo, possibile che non si rendano conto che anche se il padre è dipendente pubblico, che il padre o la madre dell'amico che lavora, che cazzo ne so, cioè che ha il negozio di fruttivendolo e l'altro invece lavora a fa l'autotrasportatore, per dire, no? Hanno un reddito, delle condizioni di vita che dipendono dalle loro performance. Excuse me, ho detto performance, ma che dipendono da quanto Performance. lavorano, E no, da perché poi quanto c'è l'altro. lavorano, da quel che fanno, e che quindi c'è una relazione in una parte almeno del mondo fra fare bene il tuo lavoro e avere un compenso economico. Qui c'è l'altro aspetto, secondo me, che stavo per introdurre. Sai, tantissime persone della mia età. E io mi ricordo, anzi no, ancora quando avevo 20 anni, io mi ricordo che tantissimi dicevano che il loro sogno più grande era quello di trovarsi un posto fisso in un ambiente pubblico, eccetera, eccetera. E sai cos'era questo? Questo secondo me io almeno lo traducevo, perché per fortuna fra tutti i difetti che ho avuto nella mia vita non ho mai desiderato lavorare nel campo del pubblico, mai, mai, ma Neanch'io. anche quando i miei compagni dicevano a filosofia, vabbè, cos'è che farò il concorso per insegnare? Ho detto no, ma io col cazzo, piuttosto vado e suono il banjo a Ulan Bator e ciao a tutti. Quindi non, no, per fortuna non ho mai avuto quella velleità lì. Io sentivo in quelle parole la concezione del settore pubblico come di un settore che ci protegge dall'incontro con il mondo. Cioè, Sì, letteralmente, sono è d'accordo. un Cioè, infatti, è lì che volevo desiderata. andare. È Mi un interrompo desiderata. un attimo e poi vai avanti perché volevo sentire la tua opinione. È lì dove voglio Vai. andare. Io non riesco a capire, perché ti giuro che nel resto degli altri paesi, due o tre dove ho vissuto molto, questa cosa non c'è. Quale sia la radice culturale, sociale, il pregiudizio che in Italia rende il dipendente pubblico una specie di entità sacra? Un uomo, una donna al di sopra della media, diverso, invalutabile appunto, magico, è un'autorità e loro lo vivono così. È una cosa, quando Certo. dico, ti se rendi conto che lo vivono così, non gli pare vero
di poter utilizzare questa, cioè il vigile urbano è uno, mi è stato appena fatto osservare stamattina, no? Che nel paese spesso si ritiene una specie di divinità, invece di essere uno che dovrebbe lavorare per gli altri e garantirsi che il traffico funzioni e che nei mercati non ci sia, non si violano le norme igieniche. Ecco, perché secondo te? È una cosa che io trovo particolarmente forte in Italia. Il dipendente pubblico è uno status a cui moltissimi aspirano e che viene da moltissimi considerato come diverso dagli altri. Guarda, per me la risposta è abbastanza semplice, cioè dal momento che noi detestiamo culturalmente il fatto che il mondo ci dia una sorta di strada da seguire per capire se stiamo facendo bene o meno, allora il settore pubblico, proprio per il fatto che è distante dal mondo, ci sembra più puro, non contaminato. Non solo, oltretutto c'è tutto il culto dello Stato, ok? Quindi tu sei un dipendente dello Stato, essendo lo Stato questa cosa proveniente da chissà quale empireo, allora significa che tu non sei un servitore, sei di fatto qualcuno che ha potere. E quindi queste due cose insieme ci permettono di dire da un lato che consideriamo culturalmente il dipendente pubblico incontaminato proprio perché non deve sporcarsi nella relazione con il mondo, quindi con il denaro, con il guadagno, con il profitto, eccetera, 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 mentre chi lavora nel settore privato invece è inevitabilmente a priori qualcuno che essendosi contaminato deve scendere sempre a compromessi. E quei compromessi sono compromessi che hanno a che fare con corruzione, profitto, avidità, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è di nuovo quella storiella, quella mitologia della purezza insita in ciò che non è a contatto con il mondo, che non è a contatto quindi con il profitto, con la misura, con la meritocrazia, eccetera, eccetera. Mentre questa figura che è intoccabile e oltretutto, ripeto, protetta. C'è anche questo aspetto, ovviamente. Ed è per questo che noi cresciamo e a 20 anni abbiamo comunque quel tarlo lì che ci fa dire: ah, sai che quasi quasi il posticino alle poste, tranquillo, in cui nessuno mi tocca. Eh sì, perché è considerato puro. È considerato puro perché non è contaminato proprio da quelle dinamiche del mondo che poi ci impongono di farci un mazzo così. Ok? È questo, secondo me. È questo, secondo me. C'è proprio. È la Sì, retorica della però guarda, purezza. l'unica cosa che trovo, Sei più cioè, sei più non innocente, sei riesci più a farmi innocente. capire in parte, no, perché l'unica è la mitologia dello Stato, che è particolarmente profonda nella nostra cultura, questa idea dello Stato superiore, dello Stato sacro. Siamo forse il paese più hegeliano del mondo. Sì, indubbiamente, indubbiamente. Siamo Beh, il paese l'idealismo qui in Italia ha dove messo la filosofia e il radici. diritto hegeliana. Pensavo l'altra mattina, guarda, anzi stamattina passeggiando, facevo una camminata, ero a un certo punto mi sono messo a me, vabbè, non c'entra niente. Hegel è l'uomo, è la roba più dannosa che sia mai capitata al pensiero occidentale negli ultimi 300 anni. Ma andiamo avanti. Non, ok, cioè l'Italia ha sta roba storica, che tra l'altro sarebbe il caso di toglierci, no? Lo Stato viene vissuto con sacralità. Va bene, ma allora perché quelli che invece non lavorano per lo Stato, per il pubblico privato e che vivono sulla propria pelle tutti i giorni la necessità di essere valutati, la necessità del merito, perché chi lavora, no, privatamente se ne rende conto, è necessario, non può funzionare nulla, cioè la gelateria non funziona, il bar non funziona, cioè tu vai a fare la stagione, ma neanche la stagione, vai a lavorare il weekend da ragazzotto 3 giorni nel bar. E capisci perfettamente che se c'è quello che fa il furbo, che non pulisce il tavolo, che va lento quando è ora di mettere, danneggia te, giusto? Certo. Cristo Dio, non è una roba difficile da capire. Perché sta estensione non riesce a farla rispetto all'impiegato comunale, al vigile, al poliziotto, al magistrato, eccetera, eccetera, la lista è lunga. E quindi a rendere, oh, cioè sono delle, non lo so. La gente in Italia cioè, considera degli semidei dipendenti pubblici? L'autista dell'autobus è un semidei, un semidio. Bello però un semideo, è Santa bello Madonna, bello. cioè, con tutto il rispetto agli autisti dell'autobus, però insomma, cazzo. Ma guarda, boh, io qui sinceramente non so darti una risposta a questa domanda, perché secondo me ha degli aspetti molto interessanti. In parte è quello che dicevo prima, cioè lo slancio verso il settore pubblico,
è un desiderata, cioè nel senso è come se anche quelli che lavorano nel settore bancario, assicurativo, nell'imprenditoria, avessero sempre questo tarlo in testa di dire, sai cosa, però se domani capitasse che qualcuno mi chiamasse alle poste, sai che un pensierino ce lo farei? Perché quella roba lì noi ce l'abbiamo culturalmente al di là delle scelte che facciamo. Poi non è per tutti così, ovviamente, ripeto, io ho Cioè l'orgoglio il di dire che sogno di non quella. fare un cazzo, Non è il sogno di di non fare un essere cazzo, inappellabili, di vivere è al di il sopra sogno. degli altri cittadini normali, perché questa è Secondo me l'unica. è un po' più sottile, secondo me. È un sogno di tipo kafkiano, cioè è il sogno proprio di sapere che se sbagli nel settore pubblico, non sarà come quando sbaglia il dirigente dell'Ilva o il dirigente di qualche altra azienda. Quindi non ricadrà sulle tue spalle. E quella è la Eh professione sì, dell'uomo, appunto, il capito? sogno di fare un cazzo. Eh sì, è il sogno Ma di non dover sai, io ti pagare sto per i tuoi rompendo su errori. questa cosa, Rick, perché tutte le volte che poi uno pensa tecnicamente, perché per carità, il problema tecnico, nel senso tecnico di incentivi, di reward, di controllo, di misurazione, no, delle Sì. performance, nel settore pubblico non è un problema solo italiano, è un problema Sì, mondiale. E certo. con la crescita del settore pubblico, con la crescita delle funzioni esercitate dallo Stato, o comunque da aziende pubbliche, con la crescita, come dire, di, chiamiamoli, i servizi non destinati alla vendita, perché probabilmente la Certo. classificazione giusta è questa, no? Servizi non destinati alla vendita, nella misura in cui non c'è mercato, agisci in condizioni di completo monopolio pubblico e per di più nemmeno vendi il tuo servizio, Esatto. ma viene o ben compensato con delle tasse ad hoc, no? Cioè, e tasse su escoasse. No, le tasse sulle immondizie o sui rifiuti. Per chi non fosse Veneto, scoasse è immondizia. Spiega, spiega. Ah, perché abbiamo un pubblico anche fuori al Veneto? È un po' nutrito fuori dal Veneto. Successo mondiale? Mondiale, c'è anche gente che Europeo? ci ascolta dall'estero, Italiano? c'è anche gente che Mamma ci mia, ascolta vabbè, dall'estero. allora dovrò dire, cioè, la prossima volta me lo dici, mi rasumi, insomma, e smetto di dire queste cose in Veneto. Io pensavo ci ascoltassero nell'area Venezia, Vicenza, Padova, Verona, qualche lungo, anche a Rovigo, però mica tanto. Torno al No, punto. a Rovigo non è ancora arrivato internet, lo sai, no? Cioè, Ciao amici di Rovigo, ciao. a Boara Pisani, in Vai. No, adesso tornando, provando a fare il serio invece, visto che ci ascoltano anche a Tumbuktu. Praticamente tutta la letteratura che io conosco alla fine dice guarda o c'è controllo sociale o non ci sono maniere, perché quello è il punto a cui volevo arrivare. Tu puoi inventarti le tecniche più sofisticate di misurazione della qualità del servizio scolastico, di quello sanitario, appunto dei trasporti, della giustizia, eccetera, però nel campo dei servizi pubblici, dei servizi non destinati alla vendita, che vengono prodotti, eccetera, eccetera. O c'è il cliente, cioè il pubblico, tu, il cittadino, che esercita un controllo sociale continuo, noioso, quotidiano e che fa sentire le proprie ragioni, manda il segnale che questa roba non funziona, o non c'è maniera, non c'è, nessuno è riuscito a inventarsi, no, un sistema giusto di valutazione appunto, del dipendente pubblico in una delle sue mille funzioni che sia indipendente dalla reazione del pubblico. E quindi è preliminare a ogni tentativo di riformare la pubblica amministrazione, di mettere la meritocrazia nella scuola, avere un consenso proprio fra la famosa gente, quella con 2G. Per Eh quello sì, ti sto ponendo il problema in questa forma qua. certo. Se l'italiano medio non capisce questa cosa, questo suo diritto dovere di chiedere al dipendente pubblico uno standard di servizio e di riportarlo quando quello standard di servizio non c'è. Non ci sono santi, vanno bene le faccette sorridenti di Renato Brunetta a quel punto, tanto vale, ci prendiamo in giro. Vanno bene i falsi criteri, vanno bene i falsi criteri e va Andiamo in bene il giro e miglioramento. avanti così. Eh sì, è così, è così. Guarda, ti dico una cosa per andare magari anche verso la conclusione, perché poi
In realtà su questo tema ci sarebbe tanto da discutere e ci sarebbero tante proposte da discutere, però c'è una cosa che mi ha colpito molto, che in realtà volevo anche dirla, poi non c'è stato il tempo nel panel dedicato al liceo classico. Ah, peraltro, quando è che vengono messi online i video su Liberi Li Oltre? stanno mettendo, li Li stanno stanno mettendo, mettendo. non li metto sul canale mio, No, li certo. mettiamo tutti sul canale comune, Molto bene, molto mentre bene. questo nostro va sul canale mio, Ecco, c'è una cosa interessante che è emersa nel e panel li sul liceo stanno classico. mettendo, li hanno appena montati, credo che proprio in questo momento, guarda, appena aperto la pagina, si sta caricando il primo, quello del Consiglio dei Benissimo. Ministri. Quindi, insomma, in qualche ora poi Quindi in potremo vederlo. questo, nelle prossime ore, giorni, mano a mano, verranno caricati tutti. Bene, bene, bene. E dicevo, mi ha colpito una cosa, proprio a livello di quelle che potrebbero essere le proposte papabili per creare una cultura del criterio meritocratico. Salvatore Modica, che ha tenuto il panel con noi, a un certo punto ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, e fa, uno dei criteri, per esempio, per valutare gli insegnanti, e questo è un criterio che può essere veramente esteso a tanti settori del pubblico, sarebbe quello di valutare la resa dei vari studenti nei livelli successivi. Certo, questo è un criterio che si usa. Questo Questo è un criterio molto è un criterio che intelligente, per esempio. si usa addirittura nella business school, nell'unica business school dove ho lavorato a tempo pieno per ben 4 anni, a Kellogg, quando ero professore associato, abbiamo usato questi criteri e infatti abbiamo usato questi criteri sulla base di un'analisi statistica fatta proprio da me e un altro collega, Larry Jones, per convincere il Dean che le teaching evaluation che davano gli studenti alla fine della classe erano piuttosto biased. E ci Eh beh, divertimmo a sì. fare due cose. Gli mostrammo che potevamo manipolarle. Io gli dissi sì, perché insegnavo 3 corsi uguali nello stesso quadrimestre di statistica e econometria introduttiva per gli MBA. E gli dissi: guarda, si chiama Don Jacobs, questo beccherò una media di voti superiore al 5,5, che è alto, il massimo era il 7. Questo intermedio e questo mi odieranno. Però d'altra parte sarà il rovescio per quanto riguarda le conoscenze, e venne fuori Esattamente esattamente così, immagino, questo. E poi gli immagino. mostrammo che mentre le valutazioni date ai professori erano un buono strumento per predire come nei corsi iniziali, nei corsi introduttivi, di come gli studenti avrebbero fatto nei corsi successivi più avanzati, di certe sequenze in cui c'era connessione, ma era un preditore a rovescio. Cioè, quelli che venivano da una classe dove avevano odiato il professore, poi nelle due classi successive facevano molto meglio in media e viceversa. Incredibile, incredibile. Ecco, quella è un'idea Avevamo che mi ha parecchi anni di colpito. dati micro e ci divertimmo molto a mostrare sta roba. Fantastico. Quella è un'idea che mi ha colpito molto, per esempio. Quindi, ecco, questo tanto per dire che veramente basta mettere in moto un attimo il cervello, ma proprio fare delle cose minime per portare delle proposte concrete. E io credo che il lavoro che stiamo facendo con Liberi Oltre, con queste cose, vada in quella direzione lì. Cioè, ci vuole un consenso a livello proprio di massa. Sull'idea che chi lavora nel settore pubblico deve sottostare a dei criteri di valutazione e deve poter guadagnare di più quando fa bene e guadagnare di meno quando fa male. Cioè, questo è Sì, no, è fondamentale. sacrosanto. Guarda, siccome tu mi dici spesso, mi ricordi spesso e poi lo vedo anch'io dai dati, che chi ci ascolta sono le persone giovani, a me interessa molto avere un feedback, che le persone giovani capiscano questa cosa qua, perché deve venire da loro la domanda. Certo. Perché sai, viviamo in un mondo, nonostante io preferisca di gran lunga l'iniziativa privata a quella pubblica, perché mi sembra appunto non soffrire di questi limiti, eccetera. La ritenga più efficiente, più salutare per tutti, penso che faccia meglio. Però mi rendo anche conto che la domanda di servizi pubblici crescerà, e cioè chi oggi ha Sì. 18 anni vivrà in un mondo, quando avrà la mia età, dove il numero di cose offerte da qualche organizzazione statale sarà probabilmente maggiore di oggi. E queste persone devono rendersi conto che se vogliono vivere in un mondo che funzioni, devono trovare una maniera per. Cioè, possiamo anche abolire progressivamente il cosiddetto mercato, però bisogna sostituirlo con qualcosa perché il mercato ci ha regalato questo meccanismo di valutazione e questa cosa va capita sulla propria pelle. Cioè, tutti dovremmo andare a fare un po' di settimane di lavoro in bar da giovani per capire cos'è, Sì, 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 sì. capisci cosa voglio dire? Cioè, Sì, molto terra assolutamente. terra.
così, è così, è così. Quindi, voi giovani che ci ascoltate, giovani con 3G, mi raccomando, bisogna mettere in moto il cervello e chiedere a chi vive senza criteri di valutazione di venire valutati su criteri che poi siano collettivamente condivisi, perché se no saremo nel castello di Kafka. Il castello di Kafka è immaginare un mondo in cui nessuno ha alcun tipo di criterio per autovalutare il proprio merito o lavoro e ovviamente anche le nefandezze che compie, perché quello poi è la cosa più terribile. Quando tu non hai un criterio di valutazione per il tuo Certo. lavoro fatto bene, tu puoi anche permetterti di fare le peggiori cose al mondo, tanto sai che non ne pagherai le conseguenze, e questa è una roba che fa schifo. Eh sì. Ecco, minchia, siamo Sì, stati faccio d'accordo la su faccia tutto. così, ma è proprio così. Ed è forse nel declino italiano, questo di, lo dico da, di nuovo non più da, facendo le battute da Tasesco As, ma da economista che ci ha pensato, nel declino italiano questa forse è la questione dirimente per chi ci ascolta, cioè il giorno in cui nascerà un movimento di massa ben più grande dei 40.000 di Torino, che dirà vogliamo trovare delle maniere per valutare i servizi pubblici, dalla scuola alla giustizia ai trasporti, vogliamo la meritocrazia in questo, lo vogliamo per davvero perché ne va della nostra vita, del nostro futuro. Allora forse il declino si invertirà, perché Sì, sono pienamente d'accordo. sono i passaggi fondamentali, Sì, fondamentali, sì. in tutto, inclusa la Guardia di Finanza, che viene a rompere le balle per cazzate e poi, come dire, sorvola in mille istanze nell'evasione fiscale diffusa, per esempio, tanto per fare un altro esempio. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono molto d'accordo. E quindi voi con un commento potete dirci cosa ne pensate voi, e per così farci autovalutare il nostro discorso, cioè nel senso noi ascoltiamo i nostri ascoltatori, quindi diteci cosa ne pensate, così che possiamo autovalutarci e se sarete in disaccordo, noi bene o male ce ne sbatteremo, ma ne terremo conto, giustamente, Sì, ma vedi, se noi ce ne sbattiamo, paghiamo di tasca nostra. E Bravo, 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 vedi. quello è il No, tuo problema. no, vedi, Io ecco, questo lo ci sono dico. dei Ce ne. commenti che non accetto, che trovo completamente stupidi, quelli degli anonimi. Io li banno. So benissimo che in un certo senso perdo uno spettatore, appena ne perdo tre perché magari qualcuno non capisce, diceva che stronzo Boldrin, arrogante, l'ha bannato, mandandolo a fuoco. No, in realtà questo ci Sì, ma tengo a pago dirlo. io, pago di tasca mia, capito, Riccardo? Ce ne sbattiamo cum grano salis, il che significa che leggiamo Esatto. tutto, le cose intelligenti le discutiamo, anche capita, e poi il resto invece se ne va giustamente giù nel cesso. E quindi è giusto che sia Chi così. ha voglia di perdere tempo, ma perché? Ma poi c'è varietà di gusti. A me Ma va benissimo che sì. ad alcuni io non Si piacciono, scherza, mica si obbligatorio. scherza, si Sì. scherza. Si Quindi, scherza, ecco, bene. questo del si scherza, io non c'è, no, mi stai facendo venire in mente il casotto che alcuni hanno scatenato per offenderci dopo il successo di Milano. Lascia stare. Andiamo oltre, va. Ci farò Ah, l'omelia beh. domenicale, una Ah, riflessione bene, molto bene, bene. cristiana. Allora, Mi ha ascolterò, indotto ascolterò. riflessioni da vecchio, da Meneghello. Va bene, allora Sai che io ascolterò, adoro ascolterò. Meneghello, no? Sì, lo so, lo so, lo so. Ascolteremo, ascolteremo le riflessioni. Grazie per la chiacchierata, Mike. Ah, poi, Stupendo, se grazie. siete, visto che c'è questa cosa che saremo probabilmente insieme, se volete, sabato prossimo, cioè il 19, ovviamente cercheremo di far uscire come sempre questo episodio, però saremo anche a Mestre, perché c'è la presentazione del mio libro, e alla UBIC di Mestre. Se Vengo a volete far venire a compagnia a salutarci, Ic, che farà, sì. saremo là, farà alla Esatto, se volete venire a presentazione. salutarci, Quindi siamo lì, venite siamo lì. numerosi, non venite mai a chiedermi i selfies, chiedete gli altri. Poi venite la prossima volta quando finalmente trovo il tempo di scrivere il libro io. Ciao Bene, carissimo. giusto. Ciao, buon weekend a tutti, ciao Mike e alla prossima. Eh E non no, dimenticate che. Non è tutto noia ciò che pensa, oggi abbiamo già Hai pensato. ragione, scusami, scusami, Ma hai porca ragione, gioca, certo. ma Ah, c'avremo scusa, insomma scusa, un po' di scusa. meritocrazia. Hai ragione. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Se ti piace quello che faccio, beh, allora puoi sostenermi aderendo al mio Patreon. Entrerai in una bellissima community dove più di 200 persone mi permettono di mantenere video e podcast liberi e gratuiti per tutti, con donazioni a partire dai 2 dollari mensili. Tutte le info nel link è sotto in descrizione.